tutto pronto, ingresso in campo delle due squadre. Alla sinistra vediamo il gruppo BCC Crea in maglia arancione e alla nostra destra BCC Credito Consumo in maglia verde. Adesso il saluto di rito tra le due squadre che poi si andranno a posizionare in campo. A Marina Stalla, pallone che scorre nuovamente in laterale. Adesso azione offensiva dell'Icrea con la Farinelli che arriva fino in porta, poi ottimo l'intervento ma il tiro dalla distanza della numero 9 Sabrina Cavallero firma la rete dell'1-0. Gruppo BCC Crea in vantaggio. Sabrina Cavallero allontana il pallone in laterale per evitare il contropiede avversario. Dunque BCC Credito Consumo che adesso prova a impostare l'azione. Dribbling che poi viene fermato sul raddoppio e la rete di Melania Farinelli al quinto minuto per portare in vantaggio 2-0 le ragazze del gruppo BCC Crea. Undicesimo minuto sul cronometro. Pallone recuperato in un primo momento dalla difesa del Credito Consumo, poi palla allontanata in laterale. Possesso per le ragazze maglia arancione. Ora palla all'indietro per la Migliorelli che poi tenta il tiro dalla distanza ribattuta che centra il palo. Allora viene riservita Patrizia Befera che poi cambia gioco, riesce a tenere il pallone in campo Daniela Cerone, poi prova a riservire la compagna, non si intendono le due, pallone nuovamente in laterale. Finisce qui il primo tempo, gruppo BCC Crea in vantaggio 2-0, noi ci vediamo tra pochissimo. A rendersi pericolosa, viene pallone allontanato, ancora una rimessa per la ragazza in maglia verde, quanto manca poco più di un minuto. Allora pallone messo in mezzo con lo stinco appoggiato all'indietro, ma viene recuperato il pallone dalla numero 8 Sara Zanetti che si fa tutta la metà campo avversaria e poi gonfia la rete al 29esimo minuto. Destra poi 1-2, pallone recuperato dalle avversarie che provano ad avanzare sulla sinistra con Daniela Cerone, palla al piede, poi viene fermata, pallone allontanato raccolto da Sabrina Cavallero, poi pressing, occasione e la rete del 3-1 allo scadere del tempo regolamentare per Letizia Perosa. Pallone giocato orizzontalmente a cercare la Farinelli, poi punizione ai danni dei ragazzi del BCC Credito Consumo. Prima punizione della partita. Entrambe le squadre molto sportive. Tra Melania Farinelli che centra il palo. E corner per il BCC Crea. L'arbitro dice che può bastare così. Il gruppo BCC Icrea trionfa 3-1 contro BCC Credito Consumo. Noi ci vediamo tra poco per le prossime partite del torneo.